non fosse che mia madre lo smentirebbe con grande vergogna, io affermerei che sono nato su una cassa armonica a Positano, sulla spiaggia di Positano, sotto il cielo stellato e il mare calmo, mentre la banda di Poggiardo suonava il Trovatore di Verdi. Ero poggiato con le spalle alla cassa armonica e mi ricordo che mi addormentai proprio con il mare calmo e il cielo stellato mentre le note del maestro Verdi risuonavano tra le scogliere della costa amalfitana. E quello è il primo ricordo della musica che ho. Lo strumento, in particolare il clarinetto, è uno strumento che mi è stato forzato da mio padre. Perché mio padre è clarinettista, è stato clarinettista, ormai in pensione, è stato un concertista, è stato anche insegnante di musica. All'età di 6 anni mi ha messo lo strumento in mano e, diciamo, quasi mi ha obbligato a suonarlo. Poi dal clarinetto sono passato al sassofono ed è proprio questo sassofono qui che mi ha lasciato mio padre con grande affetto. Lui lo teneva nascosto sotto il letto, al riparo dai figli piccoli, insomma. Io lo rubavo quando lui non c'era e lo suonavo. Musicisti di riferimento per me sono tantissimi, perché da quando ho iniziato ad ascoltare e a fare le prime trascrizioni mi sono accorto che ci sono talmente tanti geni, tanti bravissimi musicisti nel mondo che è impossibile dire una persona sola. Soprattutto gli italiani che a me piacciono tantissimo. E posso nominare Stefano Di Battista, Francesco Cafiso, Fabrizio Bosso, Daniele Scannapieco, Lorenzo Tucci alla batteria e tantissimi altri, ma in modo particolare tra le cantanti che io adoro, e le più classiche, la Fitzgerald, Billie Holiday, c'è anche adesso in questo momento una cantante in particolare che mi piace tantissimo, sia per la poetica dei suoi testi e sia per la musica che è veramente raffinata. Ed è Grazia Negro. Una cantante bravissima, ha delle qualità eccezionali ed è anche una poetessa, non solo, ma suona la tromba, suona la fisarmonica, una musicista eclettica. Ecco, questi sono i musicisti a cui faccio affidamento, non solo per la musica, ma anche per il loro valore umano. La musica è come il mare, perché la musica e il mare ti mettono subito alla prova e ti fanno vedere che persona sei, subito, all'istante. Non c'è bisogno di parole, non c'è bisogno di curriculum, non c'è bisogno di niente. Se tu suoni, dimostri subito cosa sei. E le persone di conseguenza fanno affidamento anche a questa cosa qui.